sembra preparato. Il discorso perfetto, pure con le lacrime. È la Madonna di Siracusa. Quella lacrimosa dopo l'anno che nacco io. Sai che quando da giovane, quando ero punk, andavo in giro con la cresta, gli orecchini e tutta, e la maglietta con la Madonna piangente di Siracusa. Allora, io non voglio essere appunto invadente, intanto Mimmo mi prende il leggio perché questa volta... accompagno questa dedica con la tua chitarra, gli alunni con cui sono stato in città, saluto con la Madonna. Allora, e poi lei è una mia ex alunna, subito è stata proprio contata. Allora, intanto i passaggi sono qua. Uno è la Cindy, uno è la Rio, uno è il Pasino. Allora, nel senso che due mi hanno detto non vogliamo la canzoncina, che porta sfiga, non so ricordo perché. E Macchietti mi ha detto, per cortesia, non è un bel momento, quindi, ecco, non mi fa la canzoncina. Io intanto ce l'ho, se tu la volessi ce l'ho. Però, diciamo, rispettiamo, ce l'ho per Pasini, ecco, per Pasini c'è un conflitto di interesse, diciamo fargliela in assenza. Sì, dai, facciamo questa cosa. Poi, io invece un anno che ti dico preparati, non facciamo le solite cose arronzate, preparati. Infatti l'altro giorno mi ha detto Allora, come vedrete le musiche non sono le mie, come carrozza, no? Io utilizzo la musica, potrei anche componarci, sarei troppo però le parole sono le mie e soprattutto le musiche non sono a caso. Per esempio, non so se qualcuno ricorda, per Cindy, San Francisco, che è una bellissima canzone. Scott McKenzie. Bravissimo, grande, ecco, vedi che lo so. E allora io ho rovinato questa canzone con naturalmente una dedica. Lei che è tanto giovane, che ha detto, ma chi è San Francisco? Ovviamente la sappiamo più noi che loro americani, pure se la grandissima canzone Scott anni 60. McKenzie. 1960. 66, credo. La grande... No, io sono nato al 56, magari. Per allora, intanto alcuni versi iniziali. Così. Tu che sei meglio di Rosy Bindi, hai portato tra noi il tuo biondo raggio che ci ha illuminati da settembre a maggio. Accetta il nostro goodbye ed il coraggio di chi ha scoperto te come Columbus, lei si chiama Columbus, di chi ha scoperto te come Columbus ha scoperto l'America. Ha un cognome incredibile sta ragazza, Columbus. E non per dirla in anglo-napoletano, torna, sta home, aspetta te. Naturalmente questa è una canzone, invece la canzone che io dedico a Cindy è questa. Se è appunto accordato, grazie del il re. Se lei vorrà, andrò con Cindy e lascerò la niente a tutti voi. Darò l'addio al grigiore di Milano e imparerò l'inglese americano. Le americane non sono tutte belle. No, scusate, perché c'è la rima. Le americane non sono belle tutte, con eccezione di quel del Massachusetts. E non lo dico, lo giuro solo io, che potrei esserti papi e anche zio. Allora, questa è una frase
detta da lei a me, per cui non invento niente questa canzone. L'italiano è bello, ma pensa solo a quello. Dice Columbus, dice Columbus. Anche al collegio docenti. No, scusate. Ti guarda gli indumenti. Anche al collegio docenti. Dice Columbus, dice Columbus. Ma che scoperta, la città si displede come una lanterna, ti attizza voglia di lingua materna. Ho perso il segno. Studenti non uscire. Ma perché l'ho fatta proprio in... Ma lei va via e toglie le sue tende. Con cosa fa di patente? E lascia al buio me anche l'aliende. Allora, io ho detto che se commosso, giustamente anch'io mi commuoverei quando nel 2048 avrò in pensione. Però anche qui inizia con una poesia, una dedica, Orio. Orio, non ti dell'acqua, sono un po' frizzante, sto sopportando la mente. Allora, no, la mia grande, un personaggio. Orio, oggi mi sento come il tonno. È fragile come un grissino che prova a ritagliare su te il vestito di qualche parola sweet, sweet camarona da cumbagna. È stato breve il nostro lungo viaggio, cito un poeta, tra crocette e rane verdi, scotti, scottini e scottature, ma tu hai sempre volato 3 metri sopra il cielo, soprattutto col tuo anglosassone stile senza un filo di siculo e le tue 50 sfumature di humor. A te è dedicata questa apotropaica canzone. Sapete cosa vuol dire apotropaica? Che tende a scongiurare qualcosa. Allora, la canzone per Rio era, io volevo farla in inglese, poi ha detto non facciamo le shit figure. Un'altra parte anche scritta. C'è anche Pasini dentro, c'è Laura. Allora, breve, non vi tolgo altro tempo, ma è tanto per rendere omaggio a queste figure che hanno significato molto per la nostra scuola. La scuola è questa? Ah, la mia. Allora, hanno significato molto. Che fa rima con Alzheimer. Che fa rima con... Siamo ancora con... Bene. Fretta, ma dove va? Già sbagliato. Bella così. Bello che l'ho fatta sentire anteprima a Lanzani su WhatsApp. Andava meglio qua su WhatsApp. Quanta fretta, ma dove corri? Dove va? In pensione ti prego, porta tutti noi. Un bullo, il gatto e Rio la morte sono in società. Si può fidare. Con noi ancora per solidarietà, noi pendiamo tutti dal tuo inglese di Oxford, dal tuo grande aplomb, aplomb, non perdere l'occasione di parlare ancora con Mangone e con il gran potenziatore. Abbiamo tutti il bisogno di realizzare un grande sogno, di fuggire in Inghilterra con te. È finito sto regio. Grazie. Quanta fretta vorremmo che tu ti ricreda. Tu sei il Rio che ristora, tu sei la Veleda. Se tu resti, Mimmo ha promesso che una volta al mese la barzelletta sua sarà in inglese. Bravo! Bravo.
passato. Il foglio, si può finale, questo era bellissimo. Questo era bello, grazie. Detto da Claudio. In abbastanza abbiamo una brevissima, non so che c'è anche la prima per materia, ma credo che sia più noiosa. Allora questa è una molto intima per Pasini. Allora, Pasini io lo conosco, ci ho anche cenato insieme, sa Cindy che siamo andati a cena con Pasini e non abbiamo parlato di religione, è vero? Un pochino, un pochino, anzi abbiamo parlato di ben altro che non possiamo dire. E comunque Pasini è scatenato, ma effettivamente anche lui non vede questo giorno, come per la Chietti, come un bel giorno, come un bel giorno. Ma come un giorno, lui è stato 5 anni, sapete, rimandato a settembre, ci doveva andare in pensione 5 anni fa, Pasini non sapeva, ma poi è arrivata una certa Fornerina che lo ha bloccato, per cui sapete cosa Pasini può pensare della Fornero, Fornero di nome di fatto, ecco, proprio Fornero crematorio per lui. Allora, io ho praticamente pensato a una canzone più triste del mondo, ma anche più bella, non perché, chiedo scusa a Pasini, chiamo sempre Andrea, Alfredo, posso dedicarti, no, questa è la telecamera, no. Posso dedicarti questa canzone, dai, Luigi Tenco si è ammazzato, ma tu sei giovane, allora qui c'è la una canzone molto bella, più bella, quando la sera ripensi alla scuola, dove non avevi più voglia di spiegare. Tu prendi pure il tuo amato cannocchiale, sapete che ha questa passione, e come Giacomo interroga le stelle. Io so che questa non è certo la pensione che sognavi un giorno per te. Vedrai, vedrai, che la Fornero creperà. Posso dirti come e quando, ma un bel giorno vedrai, che non sei finito, sai, a guardare i cantieri o a parlare con i forestieri. E questa è per Pasini. Posso dirlo, no? Il che più conosco in vita mia, perché l'ho frequentato e subito sui campi di calcio. Perché appena che gioca a calcetto, divinamente, lui mette la panza fuori e va avanti, perché è un grandissimo, a destro e a sinistro, devo dire, e a questa età gioca ancora a calcetto, è vero? No, comunque lasciamoglielo prendere. Alludevo appunto alla grande sportività di questo signore, che veramente ho dimenticato che andava anche a cavallo. Anzi, giocava a calcetto sopra il cavallo. Se vinci, sì, certo, ce l'ho sulla. Dai, acconsenti. La base è. Ma per fortuna che c'è Riccardo. Ecco, ma per fortuna che c'è Giancarlo, un altro po' d'acqua. Allora, Giancarlo, se tu vuoi, la sventurata rispose, io te la dedico. Dobbiamo finire con gli altri. Questa qua non l'ho preparata, ce l'ho qua, appunto qua dentro, e magari mi viene malissimo, rovino tutta la sera, il pomeriggio. Perché ci vuoi tenere qualche nascosto? No, basta, finita. Il culo non c'è niente, però la punta è finita. Grande citazione. Eccola qua. E sei lui che non vuole più. Ah, questa è la cantolenta, perché non ho preparata bene, forse neanche la Mansano. Stranissimo pezzo di fa. Andiamo in re, in fa.
Allora, chi conosce Pennachietti sa quali sono i suoi pregi e sa quali sono i suoi difetti. Vediamo un po' in là se mi riesci in là, eh. Pen. Serve aiuto? The pen is on the table. Pennachietti è fenomenale, anche se non è sempre puntuale. Il collegio è la votazione, lui arriva con un po' di fiatone. Senti chi parla. Calciatore, calcio 5 un po' tutte le ore, con la palla lui stupisce, avanza, fino a che non mi cade le panze. Ma per fortuna c'è Pennachietti, lui non è mai dove lo metti, poi è di grande compagnia, ma lui si fa pochetti. Ma per fortuna c'è Pennachietti, non è mai dove lo metti, lui è di grande compagnia,